Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Mi verrebbe da dire, nel presentare gli ospiti, finalmente ce l'ho fatta, perché sono mesi che provo ad avere ospite uno dei due che vi sto presentando e finalmente ci sono riuscito ad averlo, il direttore generale della ASL di Teramo, Roberto Fagnano. Buonasera, buonasera e benvenuto, buonasera a tutti. Ad Acropolis. Abbiamo messo un po' di tempo, però alla fine... Importante arrivare. Importante arrivare. E poi un medico, un primario di un reparto importante a Teramo, che rappresenta un'eccellenza dell'ospedale Mazzini, ma soprattutto della ASL di Teramo, e verrebbe da dire un medico da serie B, ma in questo caso non è inteso come un'offesa, ma come un complimento, perché a tempo perso il dottor Carlo Dugo, buonasera dottore. Buonasera, grazie. E anche il medico sociale della Teramo Calcio, fresco di promozione in Serie B. È vero, più di una volta mi stanno dicendo un medico da Serie B, non so se è un complimento oppure se devo prenderlo, però insomma sono contento. Fino a 3 giorni fa era un medico da Serie C, quindi insomma un complimento. Sono stato promosso, sì, è vero. Passata la sbornia, sì. Sì, passata. In questa storia del Teramo è stato trascinato dentro anche il direttore Fagnano, che abbiamo scoperto prima della trasmissione aver ricoperto dei ruoli importanti anche in federazione. Sì, sempre a tempo perso, come sempre a tempo Dugo. Perso. Ho fatto parte per una quindicina d'anni della Procura federale. La Procura è quell'organo che, oltre al controllo delle partite di Serie A, di Serie B e Serie C, controlli che sono per esempio gli incidenti, i cori razziali, gli striscioni, tutto ciò che accade fuori del rettangolo di gioco, ma nello stadio, più tutti i processi di illecito sportivo, insomma, vede impegnata la Procura in tutte queste vicende di questi generi qui. Quindi un po' di calcio l'abbiamo seguito, ho fatto anche ovviamente in queste funzioni varie promozioni, qualche scudetto, insomma sono esperienze comunque molto emozionanti per chi le vive, come è stata emozionante l'esperienza a Teramo per un'intera città che è stata anche un po' risvegliata, insomma, se può essere questa mia opinione, l'opinione un po' di una persona che vive questa situazione dall'esterno, forse un po' troppo tranquilla fino proprio agli ultimi mesi, dove poi è esplosa, il massimo dell'esplosione c'è stata la notte del sabato, quando è tornato il dottor Dugo con tutto il resto della squadra e ha avuto un'accoglienza calorosa. Ma infatti io quello che voglio dire è che prescindendo quello che è il risultato sportivo, che è fondamentale, cioè il raggiungimento della Serie B, ma secondo me il vero successo di questa stagione è appunto l'aver ritrovato, oddio, ritrovato, non so se è il caso di dirlo, ma proprio per la prima volta ha trovato l'entusiasmo, l'affetto, la voglia di festeggiare da parte dei teramani, che io non avevo. Io sto parlando da teramano, quindi è una cosa, è un evento che ho doppiamente festeggiato, ma non credevo di aver, che Teramo potesse dare tanto. E invece è riuscito in questo. Io ho dimenticato di dire ovviamente che Carlo Dugo è primario del reparto di radioterapia e dell'ospedale oncologica. Radioterapia oncologica. Radioterapia oncologica dell'ospedale Mazzini di Teramo. Invece la sanità teramana, dottor Fagnano, è una sanità di serie B, di serie C o di serie A? Bah, diciamo che ci allineiamo un po' al Teramo. Facciamo così, prendiamo questa serie B, quindi. Nel senso che la sanità di serie A, quella vera, sta solo nei grandissimi centri, va bene? O nei centri iperspecializzati o negli ospedali molto grandi. La sanità di Teramo ha alcune punte da serie A, per capire, e ha alcune situazioni un po' più, sanità di Teramo intendo dire di tutta l'ASL di Teramo, e ha alcune situazioni che un po' lo trascinerebbero più vicino alla serie B. Quello che deve essere il nostro obiettivo dovrebbe essere appunto quello di fargli vincere questo campionato, questa volta di serie B, per farlo entrare nella sanità di serie A. La sanità è anche particolare come aspetto della pubblica amministrazione, perché la sanità si misura. Non sono chiacchiere la sanità, la sanità grazie al sistema dell'ESDO e al valore attribuito alla complessità dei DRG si può misurare. Quindi se uno fa buona sanità o sanità di
bassa complessità, lo si misura. Ora è evidente, ci sono vari sistemi per dare un giudizio. Il giudizio di Teramo è un giudizio che sta ancora un po' sospeso, questo vale anche un po' per il resto dell'Abruzzo, tra qualcosa che può diventare da Serie A e qualcosa che deve invece garantire, per così dire, la salvezza, intendendo dire per salvezza l'adempimento degli obblighi LEA, che sono gli obblighi LEA, è un sistema di misurazione che dice in un determinato territorio se un ASL consente il raggiungimento di questi obblighi di salute oppure no. L'Abruzzo, insieme a tutte le altre regioni del centro-sud, tranne la Basilicata, non raggiunge l'adempimento LEA. Va bene se volessimo dare un giudizio, se no come si fa a dire sta in Serie A o in Serie B? Non lo raggiunge. Forse quest'anno, 2014, per la prima volta l'Abruzzo riuscirà a essere adempiente LEA, un po' comprensibile con la somma di tutte le attività fatte a Teramo e nelle altre ASL. Poi verremo e analizzeremo alcuni numeri, perché poi la sanità è vero che è misurabile, ed è misurabile attraverso alcuni parametri, alcuni numeri, e anche la qualità del servizio poi è misurabile attraverso i numeri, perché la sanità, sembrerà strano, ma è fatta proprio di numeri. Mi tolgo subito il dente, anzi togliamoci subito il dente, sui punti nascita con la chiusura di Atri, lei come la pensa? Qual è la sua posizione in linea con quella del governatore D'Alfonso e dell'assessore alla sanità Paolucci o in linea con quella dei cittadini di Atri? Va bene, la vicenda punti nascita deve essere analizzata partendo dall'anno 2010, quando tutte le regioni d'Italia hanno stipulato un accordo con lo Stato che ha efficacia di legge, impegnandosi a chiudere i punti nascita laddove vi fossero meno di 1000 parti all'anno e di rafforzare in termini di sicurezza l'intero percorso nascita. Va bene? 1000 parti all'anno. Tutti i parametri nazionali e internazionali testimoniano che una condizione di sicurezza e di efficienza complessiva dei sistemi per i cittadini, per le partorienti e per i nascituri si trova in ospedali grandi. Ok? Questo è un accordo del 2010, è stato recepito da tempo dalla Regione, ma attuato solo adesso. In Italia le scelte dobbiamo abituarci ad attuarle, a farle e ad attuarle. La scelta deve essere un valore, la decisione deve essere un valore. Quella di rinviare sempre è una tecnica che non porta poi a nulla di concreto e di efficiente. Non è che gli ospedali devono essere chiusi così perché ormai non ci si fa più niente, devono essere programmati in termini di scelte politiche, programmatiche di sanità, ma poi bisogna eseguirle queste scelte. Allora, mi scusi, quando si nasceva in casa fino a 40-50 anni fa e nascere è la cosa più naturale di questo mondo, perché è una cosa che si fa da quando esiste l'uomo, si nasceva in condizioni di non sicurezza. Ma certo. Ma il progresso, siamo arrivati ad oggi. C'è la tecnologia, c'è l'evoluzione, c'è il progresso. Noi non possiamo immaginare che il nostro futuro sia quello della sanità di 50 anni fa. Immaginiamo di lasciare ai nostri figli una sanità più moderna e più efficiente. Non è che le chiusure di per sé siano una soluzione, La chiusura non è da sola una soluzione, però dobbiamo anche garantire ed evolverci verso condizioni di maggiore sicurezza complessiva. Ma secondo lei è più sicuro nascere in un ospedale come Teramo, diciamo, no? Perché poi si parla della provincia di Teramo, quindi è più sicuro nascere a Teramo o è meno sicuro fare il tratto di strada da Atri a Teramo o ad Atri a Pescara? Per arrivare a nascere. Vabbè, lì, ma la nascita non è raramente una questione di urgenza, perciò è difficilissimo immaginare che ci siano situazioni per cui molte partoriscono in ambulanza, per strada. Questa è più una tematica per la cinematografia che poi per la realtà, quindi diciamo è una situazione di tipo elettivo, io posso scegliere dove partorire, no?
Poi in genere accade pure che le partorienti vadano dove il ginecologo le manda. È difficile che si partorisca proprio con le proprie gambe, nel senso che si vada in una condizione... Sì, c'è anche questo, c'è anche questo. Noi dobbiamo però, ripeto, immaginare il futuro. Oggi non è che ATRI sia una condizione di pericolo, chiariamolo su questo punto, non c'è dubbio. Ma l'evoluzione non può essere quella degli ospedali piccoli, almeno per i punti nascita, anche tra qualche tempo per qualche altra cosa. Abbiamo capito il pensiero di Fagnano, mi sembra molto chiaro sotto questo aspetto, ma a proposito di futuro, di medicina del futuro, perché a Teramo, dicevamo, c'è un reparto che il futuro è già presente, ed è quello di radioterapia oncologica, diretta dal dottor Dugo. Come si diventa un'eccellenza in un ospedale e in un sistema sanitario come quello abruzzese, dove di soldi ce ne sono pochi, di strumenti se ne possono acquistare pochi, di macchine moderne bisogna stare attenti perché magari a volte non si riescono a comprare. Ecco, poi radioterapia oncologica è un reparto dove purtroppo oggi si ricorre... Sì, è tutto frutto di una programmazione. Questo è innegabile. Tra l'altro la notizia che ha fatto il giro del mondo è quello di aver diminuito, abbattuto completamente la mobilità passiva, addirittura creato una mobilità attiva. Anche se la mia prima impressione è essere vero, ad essere sinceri, è quella di probabilmente aver dato alla notizia un risalto, credo forse un'enfasi eccessiva, soprattutto dal punto di vista economico. Questa a me non è la cosa che mi fa impazzire, perché consentitemi forse la presunzione di riconoscere alla radioterapia un particolare valore sociale, legato al fatto che si tratta pazienti esclusivamente neoplastici, probabilmente legata anche alla modalità, alla durata del trattamento. E, credetemi, io che sono del campo conosco bene il disagio di un paziente che deve effettuare il trattamento fuori dalla propria terra. È un disagio che è legato all'aspetto fisico, psichico, di natura logistica, io lo definisco sociale. E probabilmente io mi sarei aspettato un maggior risalto sotto, analizzando soprattutto questi aspetti. Questo lo dico in maniera molto serena, anche perché il direttore la pensa allo stesso modo, quindi di questo gliene sono grato. Perché dopo l'input parte dallo Stato, passa alle regioni, arriva fino alla direzione, arriva fino a noi, che noi non per niente siamo chiamati dirigenti, appunto perché dobbiamo far quadrare i conti. Però ancora adesso io credo che al centro di tutto vada messo questo tipo di aspetto. Ecco, per un reparto, Fagnano, dove la mobilità attiva c'è, c'è. Ed esiste, però c'è un dato sulla mobilità passiva, per quello che riguarda la diagnostica, che invece continua ad esistere nella ASL della provincia di Teramo. Allora, per quanto genera radioterapia, anche grazie al dottor Due, nonché grazie alle attrezzature che abbiamo recentemente inaugurato, noi abbiamo invertito la tendenza tipica dell'ASL di Teramo a una grande mobilità verso l'esterno. Adesso ci accingiamo anche a sostituire il secondo acceleratore lineare. Dice: che fate con due? A parte che quantitativamente c'è la necessità di averne due, c'è anche un altro aspetto morale. Molto spesso questi sono attrezzature soggette a manutenzione e a rotture, sempre. Quando non si è in grado di dare una risposta, si deve dire al paziente: no, devi rinviare il tuo ciclo di radioterapia. Sotto il profilo emotivo, dare notizie di questo genere a pazienti in quella particolare condizione psicologica è qualcosa di durissimo, anche di inaccettabile da parte di un sistema sanitario che tutto sommato le risorse ce le ha. Non è vero che non ce le abbiamo. C'è in atto una razionalizzazione, però mi permetto un po' di osservare che questa razionalizzazione dovrebbe essere fatta un po' tra strutture sanitarie che sono contigue, e mi riferisco esattamente a, purtroppo, una situazione tipica dell'Abruzzo, che sono Chieti e Pescara, dove in 5 chilometri c'è il doppione di tutto. Razionalizzare su Teramo o sull'Aquila, che sono territori che sono più lontani,
probabilmente ha poco senso. In particolare poi Teramo subisce l'effetto di una mobilità verso la Regione Marche per varie ragioni, la mobilità ha molte ragioni. Le Marche sono bravi, non è che sono scarsi, però è anche vero che la ASL di Teramo non è attrezzata neanche tecnicamente come sistema di programmazione a dare una risposta alle risonanze di cui avrebbe bisogno. A Teramo c'è una sola risonanza, una, nell'ospedale di Teramo. Poi siamo riusciti ultimamente a avviare qualcosa, ma così molto provvisorio, a Giulianova. È impossibile dare risposte con una sola risonanza. Allora, qui la stoppo perché le faccio questa domanda. Un suo predecessore, anzi, non il suo predecessore, l'altro, il professor Giustino Varrassi, era riuscito sulla diagnostica e sulle risonanze magnetiche ad azzerare le liste d'attesa. Aveva azzerato attraverso l'aiuto anche dei privati. Anzi, la mobilità passiva era quasi diventata mobilità attiva. Poi a un certo punto si è interrotto, è andato via Varrassi e si è tornati in attesa. Come mai questa marcia indietro? Allora, c'è da spiegare che in Abruzzo... chiedo scusa, voi avete un budget che potete utilizzare per delle strutture private, che mi sembra di aver capito che sia intorno ai 76.000 euro, che sia ridicolo. Sì, allora, in Regione Abruzzo il budget nei confronti dei privati tutti non lo stabilisce il direttore della ASL relativamente al fabbisogno della provincia, come avviene in tutta Italia, ma lo stabilisce la Regione. Come lo stabilisce? Facendo un'analisi del criterio della spesa storica. Quando spendevi nel 2009 e tanto ti faccio spendere adesso? Magari tagliando. In questo sistema esteso un po' a tutto, è quello che poi oggi avvilisce la ASL di Teramo. ASL tradizionalmente virtuosa sotto il profilo della spesa. È ovvio che un sistema di taglio lineare su dati di spesa storica fa sprofondare Teramo, a differenza di ASL che magari in passato spendevano di più. E questo vale ovviamente anche per la radiodiagnostica in generale, per le risonanze in particolare. Noi diamo circa 2 milioni di euro alla Regione Marche. Io ho già osservato alla Regione che perché dobbiamo dare tutti questi soldi alla Regione Marche? Tutto sommato, se lavorassero gli abruzzesi, che sono sia in grado di farlo e sia in qualche misura diamo un sostegno all'economia, c'è un dato di tipo sanitario, ma anche economico, perché i soldi li dobbiamo dare alla Regione Marche? Però questo sino ad oggi non è stato possibile. Il professor Varrassi fece un intervento straordinario che probabilmente replicheremo utilizzando dei fondi speciali per fare un grosso numero di risonanze tutto insieme, andando ad abbassare un po' queste liste d'attesa che oggi sono lunghissime e inaccettabili. Ecco, le posso fare qualche numero? Purtroppo li so. Risonanza magnetica del rachide lombo sacrale, 618 giorni di attesa. Risonanza magnetica del ginocchio, 618 giorni di attesa. Mammografia bilaterale, 471 giorni di attesa. È impossibile, allora, con l'attuale sistema che non ci consente di comprare risonanze e non ci consente, sempre per via di questa spending review, come dire, e né ci consente di utilizzare personale in più, noi da soli non ci riusciamo, è impossibile. Allora, dobbiamo necessariamente fare una spesa insieme al privato. Questa spesa, tra l'altro, non è una maggiore spesa, perché sono le stesse somme che noi diamo ad altre regioni per effettuare queste prestazioni. Quindi sono somme che escono dalla Regione Abruzzo. Tuttavia, il direttore generale viene cacciato se lo fa. Se il direttore generale aumenta il tetto di spesa, beni e servizi, se ne cade, se ne decade, se ne va, viene cacciato. Allora, io ho già detto alla Regione che a me non interessa rimanere a fare il direttore generale a vita qui, vorrei dare una speranza di una sanità migliore. E quindi probabilmente anche contro una direttiva regionale che ci fissa dei limiti di spesa, noi questa situazione di utilizzare
il supporto anche di privati, la dovremo intraprendere. Anche perché lei è stato voluto fortemente da D'Alfonso qui. Sì, però tutte queste vicende sono preesistenti, è molto complesso da spiegare, perché è un tecnicismo difficile da rendere conto a chi non sta molto addentro. C'è un sistema di tetti di spesa, non puoi spendere più di X. E poi peraltro oggi abbiamo chiuso il bilancio, la ASL di Teramo chiude inutile. Quindi oltre ad aver fatto beneficenza nei confronti delle altre ASL, l'ASL di Teramo si chiude inutile. Però non può spendere, perché il sistema è organizzato con quelli che si chiamano tetti di spesa. E poi vedremo qual è il budget assegnato nel quinquennio 2009-2014 per la diagnostica per immagini a seconda delle province. Dugo, si sente un privilegiato lei, visto che di tutti questi discorsi che abbiamo fatto fino adesso la toccano e non la toccano? No, allora io se lei vuole un giudizio sulla situazione attuale del mio reparto, sono certamente soddisfatto, ma non mi accontento. Sarebbe sbagliato, non sarebbe corretto, perché noi abbiamo un acceleratore che è in funzione da 13 anni, che è difficile aggiustare qualora subisse dei guasti, e come ha detto il direttore sono macchine estremamente sensibili, che necessariamente va cambiata con una struttura anche più moderna di quella che noi abbiamo acquisito l'anno scorso. Tra l'altro ci permetterebbe di poter bypassare eventuali interruzioni dall'acceleratore nuovo verso un acceleratore che potrebbe mantenere gli stessi tipi di trattamento, cosa che non si può fare attualmente. Perché questa è una cosa è fondamentale dire, che il paziente che inizia il trattamento non può interrompere il trattamento. Se subisse il guasto alla macchina nuova con trattamenti speciali e particolari, questi trattamenti non potrebbero essere continuati con la vecchia apparecchiatura. Quindi non potrebbe essere garantita la continuità assistenziale di questi pazienti. E né ci sono strutture limitrofe che hanno la capacità ricettiva di accogliere questi pazienti. Quello che diceva prima il direttore, certamente, cioè, sì, dal punto di vista psicologico anche il paziente ne risente, no? Guardate, stiamo parlando di pazienti affetti di tumore. Ma certamente sì, quindi... guardate, noi abbiamo il dovere non solo morale ma anche professionale di curare non la malattia ma il paziente. E quindi tutto ciò che concerne l'aspetto psicologico, quindi non solo quello clinico, quindi non c'è solo l'interruzione del trattamento ma anche come il paziente può vivere questa situazione, quindi quello di dover aspettare dei mesi per iniziare il trattamento, quello di dover aspettare nuovamente l'eventuale interruzione del trattamento, sono aspetti che noi non possiamo trascurare. Prima si stava parlando e si diceva, no, che c'erano degli istituti d'eccellenza per la radioterapia, abbiamo fatto il nome dell'Humanitas a Milano, di queste cliniche che ci sono in Lombardia. Ecco, adesso voi quanta strada e quanto gap avete recuperato rispetto a queste, alla sanità lombarda, per esempio? Sì, alla sanità attuale tanto, perché già adesso ci assistiamo su trattamenti di alto livello sulla macchina nuova. È pur vero che se riuscissimo a cambiare, a sostituire questa macchina, noi saremmo tra i primi a livello locale, certamente, perché sono macchine, perché l'attività del radioterapista è fortemente vincolata e dipendente dalla strumentazione. E sostituire questa macchina, io già so quali sono le offerte, insomma sono due macchine in competizione che sono di un livello qualitativo d'eccellenza. Quanto costa, Fagnano, una macchina del genere? Ma tra 2 milioni e mezzo e 3 milioni di euro circa. Quindi... Non sono grandissime cifre, perché dobbiamo considerare che poi la spesa viene spalmata sugli anni di utilizzo, non si può fare più neanche questo contabilmente. Comunque, se si considera il ciclo di vita della macchina, cioè è irrisoria la spesa, soprattutto poi se si vuole considerare l'effetto sul paziente di tutti i tipi, insomma, queste sono macchine che mirano a salvare le vite. Eh sì, perché stiamo parlando di malattie come il tumore. Per le quali, insomma, io dico francamente, sul secondo acceleratore, quello che si è fatto vecchio, io credo che non mi fermerò, nel senso che lo compro lo stesso, compriamo lo stesso, adesso lo diremo al presidente, ma andremo avanti lo stesso, perché una volta che stiamo raggiungendo un punto di eccellenza nella ASL di Teramo, non è che possiamo interrompere, fermarci per un aspetto contabile.
Allora, chiamavano il ragioniere con tutto il rispetto e non chiamavano Fagnano. Contenti, dal punto di vista contabile ripartiremo subito dopo la pubblicità. Eccoci qua, allora stiamo parlando ovviamente di sanità, dicevamo prima dell'acceleratore del quale parlava il dottor Dugo, Fagnano, è questo, no? È questo, sì. E questa è una nuova... come funziona questa macchina? Questo ce lo dice, sì. Dugo? Sì, no, è una macchina in pratica che è certamente più potente, più veloce, più precisa rispetto all'acceleratore che noi abbiamo, al primo acceleratore. La caratteristica fondamentale, che è quella che è già stata ampiamente pubblicizzata, è quella di essere dotata di una TAC all'interno della macchina, che ci permette di visualizzare la malattia prima del trattamento. E il raggio colpisce in maniera precisa, senza dispersione, perché questa è la prima caratteristica, dopodiché ce ne sono molte altre, molto più tecniche, insomma è più difficile da spiegarle a chi è del settore, però... certamente non solo noi individuiamo più facilmente la malattia, ma siamo anche più precisi nel colpirlo. Allora, c'è un altro dato che mi colpisce, dottor Fagnano, che riguarda i tempi di attesa, per esempio, per la mammografia bilaterale, che è un altro esame importante che riguarda le donne, 471 giorni di attesa all'ospedale di Teramo. Sì, questa della mammografia è un dato un po' particolare, quella di tipo ordinario clinico. In realtà poi le liste d'attesa su questo specifico esame sono abbassate molto, come dire, dalle mammografie dello screening. Per cui quel dato, di tutti i vari dati che abbiamo, è il più accettabile nel complesso dei dati. Noi stiamo un po' forzando per incentrare un po' tutta la radiodiagnostica in un contesto di maggiore efficienza. Un po' le liste d'attesa hanno varie origini, di tipo, e forse spesso è anche sbagliato rispondere alle liste d'attesa, alla domanda delle liste d'attesa, aumentando l'offerta. Non nel caso della mammografia, dove soprattutto quella finalizzata alla prevenzione dei tumori, che a Teramo era, prima degli ultimi mesi dello scorso anno, molto bassa, ha una finalità un po' più generale, non di tipo clinico, ripetiamo, ma quella della prevenzione. Sono stati adesso comprati, purtroppo tramite sistemi Consip, nuovi mammografi, anche stiamo incentrando anche su Atri alcune responsabilità nuove per lo screening e per le mammografie. Io penso che da quello delle mammografie ne usciamo da soli senza grandissime difficoltà nel corso di quest'anno 2015, forse è il minore di tutti. Ricordiamoci che le mammografie, lo screening in generale, quello della mammografia, il colon retto e la cervicouterina, sono degli obiettivi di salute, oltre che degli obblighi di legge. Quindi lo dobbiamo fare per forza, ed è un punto qualificante. Noi dobbiamo evitare che la gente si ammali, non ci dobbiamo innamorare solo degli ospedali per acuti, ci dobbiamo innamorare dei luoghi dove si curano i malati. Possiamo pure tentare di non farli ammalare. Molto spesso la prevenzione fatta in un contesto di efficienza e di serietà evita alle persone. Quello sarebbe l'optimum. Senta, visto che lei prima ha citato due ASL, quella di Chieti e quella di Pescara, e ha citato anche quella che era la spesa pro capite, andiamo a vedere quant'è la spesa pro capite per la diagnostica per immagini, per esempio. A Pescara, ogni cittadino pescarese, per ogni cittadino pescarese si investono 16,35 euro. Per ogni cittadino della provincia di Chieti 14,71 euro, per ogni cittadino della provincia dell'Aquila 12 euro, e qui siamo tutti in doppia cifra, 16, 14, 12. Ma è normale che per ogni teramano si debba investire 25 centesimi? No. Cioè, a fronte di 16 euro, è possibile che un cittadino di Teramo valga 16,10 euro meno
di un noi, cittadino di Pescara. Questi dati che noi abbiamo subito contestato come impostazione emergono dall'assegnazione dei budget che fa la Regione. Ovviamente lui fa con il sistema di cui ho detto prima. Questo è di 2009 e 2014. Prendendo sostanzialmente il criterio della spesa storica e ha assegnato questo budget anche nel 2015. Cioè i 25 centesimi sono anche per il 2015. Noi abbiamo già contestato tutto questo e ci rendiamo conto che sta andando anche al di là di ogni ragionevolezza e anche al di là di, anche di ogni esigenza di tutela degli equilibri economici. E non possiamo accettarli, per cui probabilmente dovremo fare quello che abbiamo detto prima. Forse... E questa poi, chiedo scusa, è la spesa che nel totale fa quella disponibilità di 76.000 euro sì. per le strutture private che vi permetterebbero di azzerare le liste d'attesa e che invece con queste cifre non riescono a... è una goccia nel mare, insomma. No, assolutamente. Se noi volessimo essere corretti, io non li ho dietro, però ripeto, se noi mettessimo quello che spendiamo da Teramo nella regione Marche, ecco, probabilmente ci renderemmo conto che questo 0,25 non ha alcuna ragione d'essere. Cioè, aspetta, noi mi faccia capire poi un'altra cosa, perché c'è un discorso che ho sentito e che mi fa rabbrividire. Allora, se un cittadino della Val Vibrata, quindi a confine con le Marche, deve fare una risonanza magnetica, va a Teramo e trova 670 giorni di attesa. Allora, fa qualche chilometro, forse in meno, perché è vicino al confine con le Marche, e gliela fanno subito. Le Marche, poi, a fine anno, a fine mese, non so quando è la cadenza, chiamano la ASL di Teramo e dice: guardate, io ho fatto queste prestazioni, me le dovete pagare. Se dovesse accadere l'inverso, cioè se un cittadino delle Marche dovesse andare in Abruzzo, dovesse venire in Abruzzo a fare una risonanza magnetica, ma è vero che l'Abruzzo non può chiedere i soldi alle Marche? No, è così. La mobilità viene poi, diciamo, gestita a livello regionale, non sono le singole ASL. Le ASL inviano solo i dati e viene compensata. Se un cittadino abruzzese va a curarsi per qualsiasi cosa nelle Marche o in qualsiasi altra regione, i teramani vanno nelle Marche, ci sarà un costo addebitato alla regione Abruzzo. E avviene il contrario per il cittadino marchigiano che viene nella regione Abruzzo a curarsi. La tariffa non è una tariffa che stabilisce la regione, c'è una tariffa unica nazionale, la TUC, per cui sostanzialmente quelle prestazioni vengono fatte, vengono, se c'è un più e un meno, vengono compensate sostanzialmente, ci vogliono circa 2 anni per compensare quelle prestazioni in termini economici, fino ad allora poi c'è un criterio di, sostanzialmente anche in questo caso, storico, l'aspetto economico non è rilevante. Fatto sta che se un abruzzese si cura nelle Marche o in qualsiasi altra regione, la regione Abruzzo o contesta, ma non avviene quasi mai, oppure paga, come avviene sempre. Nel caso della ASL di Teramo c'è una mobilità passiva complessiva di 42 milioni di euro, cioè un pezzo di economia che se ne va in altre regioni, in prevalenza nelle Marche, 42 milioni. Ora, teniamo presente che la mobilità nelle regioni piccole, nelle ASL piccole, è fisiologica, per i motivi di cui prima, alcune specialità non sono nelle regioni e negli ospedali più piccoli, quindi c'è una parte fisiologica, in questi termini assolutamente spropositata, e deriva da tante ragioni, da chi ce li manda i pazienti, da chi se li prende. Quella che non è spiegata è la mobilità per i 108 DRG a rischio di inappropriatezza, che sono questi DRG fissati dalle regioni tutte insieme già da diversi anni, sono prestazioni di bassa complessità, per le quali sostanzialmente le regioni dovrebbero mettersi tra di loro d'accordo per capire quando si va da una parte oppure dall'altra. E la cosa un po' triste del risultato della ASL di Teramo è che la Regione Marche e le cliniche che stanno appena dietro il confine fanno in prevalenza prestazioni che fanno parte di questi 108 DRG a rischio inappropriatezza, si dicono. Non fanno l'alta specialità, io non posso dire
fai male a fare il trapianto di midollo osseo ad Ancona, no? È sbagliato tutto questo. Però tutto sommato una cataratta o un femore potremmo farlo anche qui. Si dovrebbero fare i cosiddetti accordi di confine che individuano queste prestazioni, come devono essere svolte. Per esempio tra Emilia-Romagna e Regione Marche c'è un accordo di confine. Purtroppo noi, la Regione Abruzzo, non ha accordi di confine né con la Regione Marche né con la Regione Lazio, che sono quelle che ci attirano. Con la Regione Molise l'Abruzzo ci guadagna, quindi non gli serve fare accordo di confine. Però sostanzialmente noi che siamo proprio sul confine ne risentiamo. Oddio, attenzione. Per questo che lei che dal Molise è venuto in Abruzzo, perché l'Abruzzo col Molise ci guadagna, funziona sì, così. Oddio, bisogna dire una cosa sulla mobilità, è un discorso un po' di retroguardia. Oggi c'è una direttiva europea che garantisce al cittadino di curarsi dove vuole in Europa. Ora, il sistema sanitario deve garantire questo, anche una libertà di scelta del cittadino. Però con qualche limite, qualche limitazione deve essere posta, soprattutto fino a quando i sistemi di contabilità che lo Stato impone alle regioni sono quelli di oggi. Cioè il risultato economico della ASL di Teramo è peggiorato da 42 milioni di costi di mobilità. Allora, Dugo, lei è primario non solo in radioterapia oncologica, ma nel suo reparto si fa anche chemioterapia. Sfatiamo un falso mito, nel senso che molti dicono vado a curarmi e a fare chemioterapia in strutture del nord o in strutture anche all'estero. Le medicine sono sempre quelle, cioè non è che certamente sì. forse l'acqua di Lourdes potrebbe fare qualcosa di più, ma le medicine sono quelle. Sì, certamente sì. Tra l'altro, no, una cosa che voglio precisare è che noi facciamo trattamenti radio e chemio combinati, ma la chemio comunque viene sempre e comunque somministrata dall'oncologia. Però in questo caso io mi farei fortemente condizionato dall'aspetto logistico, nel senso che la somministrazione di un farmaco, tra l'altro l'oncologia di Teramo, sono legato a loro da ottimi rapporti, io lo ritengo un ottimo reparto. E quindi quando io sento effettivamente fare la chemioterapia a Milano, a Roma, nei grossi centri, ma dopo se uno va a vedere quei protocolli sono protocolli riconosciuti a livello internazionale che sono del tutto simili, anzi identici a quelli effettuati qui a Teramo. Ecco, in questo caso io insomma la vedo una forzatura fare dei trattamenti, ma è una cosa, è un consiglio che ho dato a tutti i pazienti. Quindi inutile andare a spendere i soldi, i miracoli si fanno solo in alcuni posti, non negli ospedali. Non la ritengo uno di quei trattamenti operatori dipendenti, ma è la somministrazione di un farmaco, tra l'altro in un reparto che a mio giudizio lavora molto bene. E lei prima diceva che c'è una mobilità attiva nel suo reparto, i numeri come sono, quali sono? Ma i numeri tra l'altro sono, io abbiamo la fortuna di aver informatizzato tutto, quindi noi abbiamo tutti i numeri delle persone che vengono nel nostro del reparto, del nostro numero di trattamenti effettuati, basta fare un semplice click. Noi abbiamo visto nei primi 3 mesi 112 pazienti, di questi 112 pazienti circa il 45% venivano da fuori provincia. Però in questo 45% vi è anche la quota di tramani che comunque avevano subito un trattamento chirurgico, quindi che erano andati fuori, che però venivano convogliati nei percorsi oncologici di altre strutture. Quindi noi abbiamo preso una quota di pazienti che vengono fuori provincia e anche una quota di pazienti tramani che avevano iniziato un percorso terapeutico fuori dalla provincia e che comunque sono ritornati a proseguire il trattamento nel nostro reparto. Direttore, lei prima parlava di costi, ha portato delle slide che sì, riguardano i costi, possiamo parlarne e vederla? Avevo portato, perché poi c'è un po' una ragione, un po' in tutto, no? Quando abbiamo... Ecco, questa slide ci fa un po' comprendere come si fa a dire se è bravo o non sei bravo. Guardiamo un po'. Il primo vero handicap della ASL di Teramo è il personale. Storicamente Teramo ha avuto poco personale e ha garantito lo stesso prestazioni. I tagli hanno accentuato questa mancanza di personale. Come si fa a dire hai poco, hai molto personale? Abbiamo fatto un paragone, personale per posto letto pubblico.
Non si può fare in assoluto perché l'offerta è condizionata anche, no, dalla presenza di privati, però personale pubblico, posto letto pubblico è un rapporto che ha una sua logica. Quindi se noi vediamo rispetto a L'Aquila che ha 4 persone per posto letto, Chieti che ha 4,25, Pescara che ha 3,91, Teramo ovviamente è sempre quella che ha meno personale. 3,18. 3,18 rispetto a una media ragionata, questi sono dati regionali di 2 anni fa. Di 3,86. Di 3,86. Ora, se noi dovessimo avvicinarci alla media regionale, il che mi sembra lecito, voglio che dire, è quasi 4. Noi dovremmo assumere 600 nuove unità di personale, nuove unità di personale, non persone che già lavorano per esempio da noi a tempo determinato, quello che sta accadendo oggi, e che riusciamo finalmente a trasformarli a tempo indeterminato. 600 quindi, dovresti assumere. Nuove, in più. Sì. Questo è un dato. Secondo per avvicinarsi. In questo momento nemmeno allora, 60. A parte che per assumere con il sistema dei concorsi, assumere una persona oggi ci vuole 1 anno e mezzo. Comunque, il fatto di riuscire a dare un'offerta sanitaria adeguata si muova sulle persone, la sanità si fa con le persone, non con le carte, la programmazione, i documenti, la fanno le persone, soprattutto la buona sanità. Se noi non troviamo le persone, noi la buona sanità a Teramo non la riusciremo mai a fare. Non dico che rischiamo la retrocessione, ma ci andiamo vicini. Oggi tutti i reparti di tutte le unità operative di tutti i vari ospedali e del territorio di Teramo soffrono la mancanza di personale, ma lo soffrono perché la situazione è quella. È quella che abbiamo visto prima. Tra l'altro, questo, ripeto, per l'ennesima volta, deriva dal fatto che in Abruzzo si è approvata una forma di spending review sulla spesa storica. Quindi chi era virtuoso nel passato oggi è incredibilmente penalizzato, perché c'è un taglio lineare, riduci di X, e anche il rischio che abbiamo oggi, il rischio che persiste ancora, di dover tagliare il personale a tempo determinato, deriva dal fatto che è uscita una legge che dice per il tempo determinato puoi fare il 50% del 2009. Allora che succede? La ASL che nel 2009 aveva speso molto, oggi tutto sommato cerca un po' di addrizzarsi, di rimettersi su una carreggiata, ma la ASL che era stata virtuosa come Teramo nel 2009 e quindi aveva poca spesa per il tempo determinato, oggi rischia di mettere... di non erogare più i servizi essenziali. Volete un esempio? Se no sembra che diciamo delle cose. Chi porta i pasti ai degenti, nel caso di Teramo, il pasto chi sta nel letto, è personale a tempo determinato, di tipo interinale. Che faccio? Li togliamo? Cioè non abbasso la spesa? E chi lo consegna il pasto? Come fa? Gli infermieri del pronto soccorso, ce ne sta una buona metà a tempo determinato, che faccio? Li tolgo, li cacciamo? Ma anche il personale amministrativo, che spesso sembra essere superfluo, nell'ufficio gare ce n'è la buona metà, sono quelli che poi fanno gli acquisti, che sono a tempo determinato, che facciamo? Paralizziamo le gare? Ecco, questo è un po' il guaio di Teramo, senta, l'essere stato virtuoso. Teramo, Valvibrata, quindi Sant'Omero, Giulianova, Atri. Troppi? Sono pochi? Bisogna riorganizzare tutto? Sono vecchi? Allora, per la mia esperienza fino ad oggi, non sono né pochi né troppi, sono impossibili. Cioè non è possibile, se noi dobbiamo garantire la sanità efficiente per il futuro, questa struttura basata, lasciamo perdere Sant'Omero, è un discorso a parte, è anche la più moderna delle strutture, però basata su 3 ospedali vecchi, vecchissimi, progettati negli anni 60, realizzati a pezzi poi, no? E Teramo 70, il primo lotto del Mazzini, quindi. Ma realizzati anche a pezzi, immaginate quello di Giulianova, un pezzo da un altro, là, scollegati se non con un cunicolo sotterraneo, non può essere questa la sanità del futuro. Oggi l'ospedale di Teramo non è a norma sismicamente, lo dobbiamo adeguare? Quando spendiamo?
Recentemente è stato approvato un decreto che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni all'adeguamento delle proprie strutture al sistema antincendio. La nostra ASL dovrebbe investire per mettere a norma soprattutto i 3 ospedali più vecchi circa 35-40 milioni di euro. Di che parliamo? Per adeguare solo dal punto di vista antincendio strutture così vecchie facciamo questo investimento? Conviene rifarlo nuovo. Io sto maturando l'idea, ma dobbiamo dimostrarla con i numeri, che debba essere offerta la possibilità di ragionare intorno a una struttura unica del centrale, tipo centrale baricentrica rispetto ai 3 ospedali di Teramo, Giulianova e Atri, moderna, con la sanità non attuale, quella del futuro. Non possiamo triplicare i costi, immaginate quando spendiamo di energia, ma perché comprare 3 volte l'energia quando potremmo non comprare, e secondo lei questa struttura, che mi ricorda tanto l'idea di D'Alfonso che voleva fare l'ospedale a cavallo tra la provincia di Pescara e quella di Chieti, questa struttura dove dovrebbe essere posizionata? Ma secondo me tra Mosciano, Bellante, non li conosco ancora bene tutti quei paesi, però al centro, baricentrica, noi offriremmo un'enorme ospitalità alberghiera, un'integrazione dei servizi sanitari completa, totale, una sicurezza complessiva del percorso sia diagnostico sia di cure, ma noi guarderemmo a una sanità del futuro. Che cosa dobbiamo lasciare ai nostri figli? Gli ospedali che ci hanno lasciato i nostri genitori? Quelli dei nostri nonni magari. Forse sì, perché erano i nostri nonni. Forse dobbiamo, io credo che ci sia anche un obbligo morale, quello di ragionare perlomeno intorno a un'idea. Poi non è detto che la facciamo, non sono sicuramente io che devo decidere. Dunque, con l'arrivo di questo nuovo acceleratore, quindi un'accelerata. Sì, una grossa spinta in avanti, certo che ci sono i tempi tecnici, perché bisogna... All'incirca quanto tempo passerà per avere... Sono 4 mesi per i lavori, e dopodiché credo altrettanto per i controlli dosimetrici, dopo andremo a regime. Quindi diciamo che per l'inizio del 2016 sì, Teramo potrà essere dotata di una seconda macchina acceleratore. Io me lo auguro, perché sarebbe un grosso colpo. Beh, non sarebbero tempi così biblici, insomma. No, assolutamente, no, assolutamente, assolutamente. E questo permetterebbe anche, ma migliori sì, cure... Di fare proprio, a quel punto non ci sarebbe precluso nessun tipo di trattamento radioterapico di ultima generazione. Pagnano, e se dovesse realizzarsi questa sua idea di un ospedale centralizzato nuovo, qual è la struttura che la ispira di più in Italia? Lei prima diceva di andare a visitare alcune strutture nuove. Sì, io ho visto alcuni sistemi per la costruzione degli ospedali. Io posso dirle che ho visto Prato, per esempio. Esattamente, c'è e Prato, l'Umanitas. C'è l'Umanitas. Allora, sono realtà dove in Toscana hanno chiuso ospedali diversi e ne hanno aperto solo uno moderno ed efficiente. Oppure il caso dell'Humanitas è stato costruito lì, c'è un investimento privato, perché è una struttura in parte privata. L'Humanitas si trova a Milano. Ecco, a Milano. Dove sono state realizzate percorsi terapeutici divisi per intensità di cure avveniristici, ma con un livello di efficienza che chi ha avuto la fortuna o sfortuna di capitarci comunque percepisce immediatamente. È arrivato anche il momento di pensare a qualcosa di diverso. Pescara e Chieti hanno una grande difficoltà per riuscire, perché il numero di posti letto sono difficili da gestire. L'operazione Pescara e Chieti è molto complessa. Teramo ha un territorio e un numero di posti letto che renderebbe un'operazione simile fattibile, non è impossibile. È un'operazione che si può fare, bisogna ragionare, però credo che ci sia questo obbligo anche di pensare e guardare un po' al futuro e non sempre al passato. Tra l'altro noi stiamo mettendo le pezze sui nostri ospedali, no? Fatti vecchi, stiamo cercando, c'è un vecchio programma di Striscia che è venuto a vedere, non siamo ancora riusciti a risolverlo, l'acquisto di un angiografo, e poi si è scoperto che il peso dell'angiografo non era idoneo per la tipologia di struttura che lo doveva sopportare, e adesso abbiamo dovuto rifare la struttura da sotto per poggiare l'angiografo. L'ho dovuto rinforzare. Quindi voglio dire, possiamo immaginare che queste siano le strutture del futuro? Ecco, se dobbiamo immaginare gli acceleratori lineari nel futuro, possiamo sempre sostenere che dobbiamo ridurci nelle condizioni dove siamo adesso? Certo, oggi non è che siamo in una situazione di emergenza o di insufficienza, parliamoci chiaro, ma può essere questo il futuro della sanità a Teramo?
Io credo che dovremmo forse pensare a qualcosa di più grande. Nessuno pensava all'inizio dell'anno calcistico che il Teramo vincesse il campionato. Vabbè, però poi l'ha vinto. Ma nemmeno Dugo, eh? No. Secondo me nemmeno Dugo. No. Senti, alla prossima cosa che farà, quindi, per abbattere queste liste d'attesa? No, noi faremo un grosso sforzo sia con il sistema pubblico, razionalizzando il sistema pubblico sulle liste d'attesa, e sia con l'ausilio di collaborazioni dei privati che sono accreditati all'interno della regione Abruzzo. Quindi non è che questo prendiamo per migliorare, gli amici insomma, nostri, per capirci. No, il sistema lì c'è della un sanità sistema è quello preciso. Dell'accreditamento che dà titolo a effettuare prestazioni sanitarie per conto del servizio sanitario. Dugo. Allora, complimenti per il reparto, grazie, speriamo grazie. Che reparti di eccellenza come quello di radioterapia oncologica aumentino a Teramo. No? Che ma c'è ancora, molto domani, da fare, c'è ancora molto da fare. Dovremmo parlare di altri reparti, complimenti per il Teramo, perché quest'anno infortuni ce ne sono stati, ma siete riusciti a contenerne. Sì, sì, è andata bene. Siamo e stati questo. Bene. Anche se ho letto più di una volta che il Teramo non ha subito infortuni. Non è vero. Non è vero, perché soprattutto nel giorno d'andata abbiamo avuto più di un problema. Beh, basta ricordare quelli di alcuni giocatori importanti come Fiore di Matteo, Amadio, la Padula, Donnarumma, hanno anche, sì. Tra l'altro, spesso... questi giocatori hanno giocato anche in condizioni non ottimali per molto tempo, quindi anche quello bisogna contemplare. E sabato, dottor Fagnano, sì, sarà lo stato. Sì. Ma vedete, lei ultimamente ha frequentato il Bologna. Io ho frequentato, ma non poteva non essere così, perché è importante per la città, complessivamente per l'ambiente, una squadra di calcio in Serie B. Poi uno stadio dedicato a un medico è il massimo, sì. No? Faccio notare che il sistema del Teramo, squadra di calcio, una buona squadra con qualche fuoriclasse, e questo deve essere anche la sanità teramana, una buona squadra e qualche fuoriclasse. Ecco, questo forse può in qualche misura darci anche un'idea per il futuro. Senta, Dugo, chi è? La Padula, Donnarumma, Speranza in questo... ma lui è un po' il regista. Sì, Amadio, allora. Beh, grazie al dottor Carlo Dugo. Grazie, grazie a voi. A Roberto Fagnano, direttore generale della ASL di Teramo, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.